Ciao a tutte ragazze, oggi sono in compagnia di un cane e di mia sorella, di un cane che abbaia. Allora, che video faremo oggi? Lo stavano aspettando, me l'avevano richiesto su Instagram. Ho deciso di far partecipare Elena perché è molto brava. Dillo che sei molto brava. In realtà non parla perché ha la voce rauca. Allora, oggi sceglierai quello che ti piace di più. Quale ti piace di più di questi tre? Ve li faccio vedere. Abbiamo questo qua, come lo definiamo? Vieni, entra nel video! Rosa metallizzato. Rosa metallizzato. Poi abbiamo questo che praticamente voi non lo vedrete ma si illumina al buio. E questo qua militare che a te fa... Creare. Comunque tu ti scegli questo per le acrobazie, non avevo dubbi. Io scelgo quello blu, quello verde può andarsi a fare forte. Allarmi del cappio. Allora, Finch Spinner, spieghiamo, sono delle mode. Cos'è questa muta che è scoppiata? È scoppiata in America prima e adesso sì. È scoppiata anche dentro di noi. È una stronzata grandissima. Come si usa? Praticamente iniziamo con il movimento, quello semplice, è fatto con delle placche in metallo, il movimento semplice lo sappiamo fare tutti. Vediamo se lo sai tenere sul dito pollice. Non mi aspettavo. Ti senti importante? Quindi questa è la prima acrobazia, se volete imparare. Acrobazia. Se volete imparare. Se volete imparare il primo trucchetto, tenerlo in equilibrio sul dito. Ok, facciamo, riscontriamo. Playboy, playboy, garage. Seconda acrobazia consiste nel passare da un dito all'altro. Ok, iniziamo, vai. 3, 2, 1, vai. Allora, un dito, concentrati. Ah, no, questa che si fa così. L'ho rotto. No. Si è rotto. Il mio pezzettino. Elena, raccogli il pezzettino. Speriamo che si sistema. Che si deve sistemare. Dobbiamo fare anche le altre acrobazie. L'altra acrobazia a tempo di sirena. Fateci l'iscritto, sarà molto felice. Io ci sono riuscita, anche se per mezzo secondo. Maledetta, ci sono riuscita. Quella del ginocchio, ragazzi. È bellissima la sensazione che si prova. Il dab. Siamo nell'inquadratura? Perfetto, perché non lo so cosa sembra. Vai. Ecco qua. Voilà! Ma sei brava! Lo so. Ma sei una Finch Spinner Girl! E anch'io ci sono riuscita mentre cammino, ragazzi. Col culo. Senza l'aiuto di mia sorella. Quindi vinco questa challenge. Anche la terapia. Come in America. Cioè, volete dire che non sono acrobazie queste? Molto più semplice è quello sulla testa. Non vale, ci sono i capelli che blocca. Sono tossati i capelli. No! Ho perso tanti capelli. Ci sono dei bambini che stanno assistendo al nostro video, al nostro schifo. Non lo provate sui capelli, sul piede. Tu lo fai così e lo faccio qua. Dimmelo. Voilà, signori, ecco sul piede. Ma si vede? Non si vede niente, devi abbassare.
Elena, raccogli. In realtà si sta formando un pubblico attorno a noi. Vai, Elena, sul piede. Elena! Sullo stinco. Sullo stinco. Sullo stinco. Sul laccio delle ali. Sul, come fa ad andare sul laccio? Sul braccio. Sul polso. Sulla spalla. Sulla spalla. Che schifo, perché a me non gira? Perché a me non gira? Che schifo, mia sorella è più brava. Beh, vuoi andare? Devi fare andare sulla spalla e poi devi fare... la telecamera! Ecco, vi faccio vedere com'è più semplice. Sdraiate. Concentrati. Vai. Dai. Che ce la fai? Ma ce l'hai la punta del naso? Ora provo io. A te fallito. Oh, però la prima volta è uscito. Serve molto equilibrio. Bimbi! Shh. Per favore! Era una toppata. Parlare. Ma come? Con che voce? Sembri morta. Ma non ho una punta, per questo non ci riesco. Addio. Da. Non va. Voglio un pisello, voglio fare solo un pisello. Culo, culo centrale. Ce ne dite? La fai il dub. Quanto ci manca? Abbiamo cercato di trovare più parti possibili, più parti del corpo possibili, mi sa che sono finite. Se volete altri video in compagnia di mia sorella silenziosa, ma solo perché la voce rauca, cioè non per altro. Fai sentire. Ciao, sono raffreddata, mi chiamo Elena. Pollice in su per Elena raffreddata. E iscrivetevi al canale se non lo siete già. Fateci vedere le vostre esibizioni con i fidget spinner, se li sapete fare, se avete altre cose da suggerirci. Noi siamo disposte a tutte. Oh, spazio. Io voglio fare come Barbara D'Urso, col cuore. Col cuore, come Barbara D'Urso, col cuore. No, di là. Prendi gli occhiali da sole. Un bacione a tutte le vostre mamme, i vostri papà, le vostre nonne. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ci vediamo nel prossimo video, la gente ci sta guardando malissimo e non per niente è la zona dove abitiamo, quindi meglio non rischiare di più, perché comunque abbiamo una dignità, seppur calpestata, ce l'abbiamo.
Ciao a tutte ragazze, bentornate finalmente con un nuovo video. Oggi sarà un video speciale perché mi trasformerò in Barbie. Hi Barbie. Hi Ken. Voi direte, ma come fa Cleopatra a trasformarsi in Barbie? Ci riuscirò anche questo video. Colgo l'occasione per far vedere anche un regalino che mi è stato mandato direttamente qui a Barletta, perché le ragazze sono di Barletta. Mi hanno gentilmente chiesto di aprirlo nel video, Claudia e Martina, le saluto e le ringrazio di cuore per questi doni, perché davvero quando li ho aperti sono rimasta a bocca aperta. Vi faccio vedere all'interno cosa c'era in questa busta con smile scritte, bellissima. Ho già tolto tutto l'interno. Ecco qua, questa era una letterina